Interessante il risotto alla milanese, prezzo 1,29 euro, pronto in 15 minuti, veramente facile. Anche i ragù, questi qua ve li consiglio assolutamente, questi della Star. Extra gusto, costa lo stesso prezzo del gusto normale, del classico. Ed eccoci qui. Ah, questa è la mia preferita, la birra analcolica, la compro sempre qui. Il prezzo è leggermente aumentato, 1,15 euro. Attenzione, eh? Attenzione perché queste qua non sono lattine da 70, da mezzo litro, queste sono 33 centilitri, sembrano, siccome sono lunghe, possono farvi credere che sono come quelle da mezzo litro, in realtà sono 33 centilitri. Ecco qua anche acqua di vetro, costa un po' cara, 56 centimetri, 6 centimetri, 56 centesimi. Beh, che dire amici, dedichiamo questa ultima parte a Marco Puccettone, ci mangiamo un B-King e un Whopper. Pranzo a tutti. Che dire sul canale, come dicevo, se fosse possibile fare come quando una persona vuole pensione in anticipo, aggiungere dei soldi per poter chiudere prima, vi dico subito che lo farei, perché ormai non ha più senso, non ha più senso, non interessa a nessuno il retro gaming. Poi appunto ricevo questi messaggi dove mi dicono che io lo faccio per interesse. Ma pensate che cosa sarebbe successo se avessero fatto la stessa cosa con i grandi streamer, se fossero andati lì a dire una cosa del genere, no? Ma sai, gli avrebbero tirato tutti contro i sassi, gli avrebbero dato i San Pietrini in testa con questi grandi streamer che fanno 100 abbonamenti al giorno. Pensate se andassero da loro a dire una cosa del genere, no? Queste cose le dici proprio a una persona che non ha niente. Perché?
Perché è chiaro che non contando niente, allora ti puoi permettere pure. Allora, come dicevo, dopo aver mangiato, praticamente non c'è molto da dire in realtà. Chiederò sicuramente il canale perché ormai le visualizzazioni sono pari a zero. Come dicevo, se potessi farlo subito lo farei. Se potessi dare la differenza a Twitch, perché non mi va adesso di lasciare quello che ho accumulato in 3 o 4 anni, adesso non mi ricordo più ormai da quanto tempo sono lì che faccio video dedicati al retro gaming. Ma dicevo comunque che non è. Non ce l'ho con nessuno, ovviamente, però diciamo che volevo fare live di retro gaming, pensavo che interessassero, perché comunque se andiamo a vedere, no, su certi canali portano, che so, Peppa Pig, no? E fanno 2000 visualizzazioni. Pensavo che portare qualche titolo inedito, poco visto, facesse piacere a qualcuno, ma evidentemente non è così. Per cui niente, chiuderò a breve e buonanotte. Ripeto, non ce l'ho con nessuno, al massimo sono gli altri che ce l'hanno con me. Non lo so, perché mi scrivono cose. E quindi, ma ripeto, non c'è problema. Credevo, insomma, perché in realtà, a parte quello che ho scritto, che è tutto vero, quello che ho scritto sul mio canale dicendo che io faccio le live, ho spiegato i motivi per cui faccio queste live, no? Il motivo è anche un altro, cioè che praticamente cosa è successo? Quando andavo a vedere i vari streamer, non lo portavano solamente Neo Geo, Metal Slug, tutti questi giochi che a me non piacciono, perché il Neo Geo non mi piace. A parte qualche titolo così. Sì, qualche titolo lo porto anche, perché alla fine inevitabilmente qualcosa è uscito, come Real Bout, cose così, però voglio dire, esistono anche tanti altri giochi di combattimento ugualmente belli che non vengono minimamente presi in considerazione. Così come esistono tantissimi giochi bellissimi di golf o di. Non c'è un tennis, ho notato, su Neo Geo. E quindi. Ma non so, c'è tutta questa smania. In quel periodo comunque c'era questa smania, perché probabilmente, no, c'era un pubblico di nati negli anni 80 piuttosto che negli anni 70 come me, no? Che ero del 73. Nati magari negli anni 80, che per loro il retro era Neo Geo. Probabilmente adesso il retro per alcuni è la PS1, o poi sarà la PS2, eccetera, eccetera, eccetera. Poi addirittura PS3, PS4. Ovviamente a distanza di 10-20 anni, giustamente, no? Poi è chiaro che più si va avanti, più quelli che hanno altro da pensare, no? Quelli che ricordavano gli anni 80, se non addirittura la fine degli anni 70. Va bene, vi saluto. Ecco qua, una delle cabine che usavamo un tempo. Non c'è nemmeno il vetro, vedete? Non c'è nemmeno il vetro, beh, è chiaro, realizzata a Ostia Antica della ProSider. Ma che dire, erano altri tempi. No, vabbè, sto scherzando. Diciamo, ma in fondo a me il telefono non è mai piaciuto. Però ricordo quando inserivo la scheda telefonica da 5.000 lire, 10.000 lire, era già uno sciallo. L'inserivo, talvolta si smagnetizzava. Con il tempo si smagnetizzava. Eh beh, sinceramente non sono mai stato un fan del telefono.
preso il telefonino solo da pochi anni. Ho sempre preferito usare la cabina telefonica, quindi non erano altri tempi, per me sono ancora i tempi attuali. Sinceramente, se potessi userei la cabina telefonica, perché non è che ho da fare queste grandi telefonate. La cabina telefonica, vabbè, il telefono in genere, più che altro, diciamo, il telefono in totale, sono sempre stati hobby femminili. C'è anche una celebre immagine con una donna che sta sempre lì a parlare al telefono, insomma è una cosa tipicamente femminile quella del telefono. Poi non è che il cellulare abbia innovato chissà che, dopo tutto esistevano già i walkie-talkie, l'idea della telefonata senza fili esisteva già, esistevano già tantissimi altri modi per chiamare senza usare i fili. Quindi niente di nuovo, niente di no realmente innovativo. Però vabbè, e quindi anche per me questo non è passato, è ancora presente. Se potessi mettere la moneta e telefonerei, non cambia nulla per me. Un saluto a tutti.